Safari, non so chi di voi possa venire, possa spostarsi da qui a Milano, noi ci saremo, ci sarà tanta altra gente, cercheremo di fare un presidio ad oltranza, occupare la piazza, quindi se capitate dalle parti di Milano veniteci a trovare perché lottiamo per i nostri diritti. Non vogliamo più essere schiavi dei banchieri internazionali che ci indebitano con l'emissione della moneta, creano il debito pubblico, non vogliamo più dipendere dai poteri forti, poteri che si celano dietro il teatrino della politica di destra e di sinistra, dietro quel teatrino c'è la massoneria deviata. Parleremo poi domani, ripetiamo, a Piazza Santa Maria. Ma ricordiamoli tutte le conferenze di domani perché sono importanti e è importante partecipare, perché lo spirito del festival è anche questo, informarsi, l'informazione in materia ambientale. Domani alle 9.30 ci sarà appunto la conferenza su discariche, inceneritori ed ecomostri da proposta a protesta, a cura del coordinamento dei rifiuti zero per il Lazio. Poi alle 11 ci sarà Federico Brocchieri con la fisica, la storia e gli scenari futuri del clima. E poi a mezzogiorno Livio De Santoli con le comunità dell'energia. Poi scoprirete andando lì, insomma, le altre conferenze che andranno avanti anche nel pomeriggio. E adesso, come vedete, sono spente le luci qui sul palco. E come accadde per il Piotta, lo faccio presentare alla ragazza. Loro non hanno bisogno di presentazioni. Per la prima volta all'Eco Festival, i Veri.